amici di Ciocomo, l'abbiamo visto qualche anno fa anche qua a Como con la maglia da calciatore, adesso ce lo ritroviamo, preparatore atletico Simon Bargi. È un passaggio un po' particolare, giusto? Sì. No, è giusto, un passaggio particolare, vedo che è una domanda che gli fate. Eh sì, perché in effetti non è usuale. Non è usuale, no, diciamo che ho dato seguito a quello che era il mio iter accademico, nel senso dopo essermi laureato in scienze motorie all'Università Cattolica di Milano. Che è già un'eccezione per un ragazzo che fa calcio laurearsi. Se ne sentono però, quindi e nulla, come ti dicevo, dopo questo iter accademico io naturalmente continuavo a giocare, allora mi ero riavvicinato tornando comunque a Monza dopo l'esperienza pro patria, e nel mio ultimo anno a Monza mi è stata offerta un'opportunità di formazione nel settore giovanile del Milan. Ci pensai tutta l'estate perché non sapevo se continuare a giocare o quantomeno effettuare questa nuova scelta. Dopodiché decisi di avventurarmi, di effettuare questa nuova avventura, e ho affiancato i preparatori atletici del Milan nel settore giovanile. Da lì poi ho avuto l'opportunità di accedere al corso di Coverciano per l'abilitazione a preparatore atletico professionista. E poi un'altra esperienza che ho avuto l'anno scorso, sempre, è stata un'opportunità alla Sampdoria nel settore giovanile. E un'esperienza che mi ha arricchito molto, anche quella comunque al Milan, e quindi adesso sono qua in una ennesima nuova avventura, tornando a Como. Come dicevo prima, alcune migliorie hanno un po' cambiato il centro, però il centro è sempre lo stesso, Orsenigo. Chi anno sei stato qua a Como? Sono stato l'anno 97-98, gli anni in cui il primo anno del direttore Terranio, Preziosi, i primi due anni. Primo anno ero un po' tra primavera e prima squadra, secondo anno poi andai in prestito alla Pro Sesto. Esatto. E da lì sono sempre... Sì, dicevamo che appunto la tua esperienza calcisticamente come non è stata molto prolungata. No, diciamo, non prolungata, però ti assicuro che mi ha arricchito molto, nel senso io venivo da un'esperienza di 15 presenze in C2 alla Sulbiatese. Venire a Como, dove c'erano comunque giocatori affermati, giocatori con uno storico importante, mi ha arricchito molto, ecco, pur non magari avendo fatto delle presenze numerose, anzi tutt'altro, però mi ha arricchito molto, soprattutto per le mie esperienze poi successive. Simon, senti, una cosa importante che ti chiediamo, poi magari ne approfondiremo nelle prossime settimane. Allora, tu fai il preparatore atletico, in questi giorni come li farai lavorare questi ragazzi adesso? Perché è la domanda più classica, anche se vuoi, si lavora subito forte, si parte con gradualità, che si fa? Allora, prima di tutto conoscerci anche a vicenda, nel senso già oggi c'è stata una prima anamnesi generale dei giocatori, cosa che verrà poi ripetuta in ritiro, e i test atletici serviranno soprattutto a questo, a conoscere comunque i ragazzi che avrò a disposizione, farmi conoscere e poi portare quello che potrebbe essere il mio credo in questo senso qua. E ripeto, è un lavoro di gruppo, è uno sport di gruppo, quindi anche nel lavoro atletico, come può essere il lavoro tecnico-tattico, c'è una condivisione e comunque una proposta poi da parte mia, sicuramente. Bocca al lupo per il momento.